Immagina di fare un'escursione sulla Glastonbury Mountain, nel Vermont. Sembra un sogno, vero? Non entusiasmarti troppo, però c'è una fregatura. Se decidi di affrontare il Long Trail, non andare da solo. Perché? Beh, diciamo che se indossi del rosso, potresti scomparire nel nulla. La Glastonbury Mountain, situata nella splendida contea di Bennington, nel Vermont, fa parte della Green Mountain National Forest. La regione circostante è stata soprannominata il Triangolo di Bennington, e per una buona ragione. Sulla montagna e nelle città vicine è accaduta ogni sorta di stranezza. Sto parlando di avvistamenti di UFO, di incontri con il leggendario Bigfoot, di luci misteriose che danzano nel cielo e persino della scomparsa di 5 persone tra il 1945 e il 1950. Secondo la gente del posto c'è una spiegazione, ma non è dovuta al clima, al terreno accidentato o agli animali selvatici. Secondo la leggenda, in questa regione si trova un'infida pietra mangiauomini. A quanto pare è sempre affamata e intrappola chiunque sia abbastanza sfortunato da calpestarla. Come si può immaginare, i locali hanno fatto sempre del loro meglio per starle alla larga, ma naturalmente, essendo gli uomini curiosi per natura, alcuni primi coloni non poterono resistere alla tentazione. Le città di Glastonbury e Somerset erano un tempo vivaci città di taglialegna. Con il passare del tempo, però, l'industria entrò in crisi e la foresta si diradò. Glastonbury ebbe un breve periodo come località turistica estiva, ma le cose presero una brutta piega dopo un anno. Nel 1898, una tragica alluvione spazzò via tutte le linee ferroviarie e i ponti, lasciando la città in rovina. Purtroppo non si riprese mai. Oggi Glastonbury e Somerset non sono neanche lontanamente paragonabili a ciò che erano, e la natura ha preso il sopravvento, lasciando solo poche tracce dei luoghi che, un tempo, gli abitanti chiamavano casa. E le persone scomparse? Tutto è iniziato con Middy Rivers, una guida esperta di 74 anni. In un fatidico giorno di novembre del 1945, Rivers stava guidando un gruppo attraverso Hell Hollow, una zona nei boschi a sud-ovest di Glastonbury. Mentre il gruppo tornava al campo, Rivers si mise misteriosamente davanti a tutti e, indovina un po', sparì nel nulla. Naturalmente le autorità e i volontari preoccupati entrarono in azione. Per 8 giorni setacciarono la vasta area selvaggia della Glastonbury Mountain, nella speranza di svelare il mistero. Non trovarono alcuna traccia di Middy Rivers, nemmeno un indizio su cosa potesse essere successo. Ora facciamo un salto in avanti fino a un anno dopo. Una 18enne del secondo anno del Bennington College, Paula Weldon, indossava una giacca rossa quando fece un'escursione lungo il Long Trail. Non sapeva che la sua scelta sarebbe diventata parte fondamentale della leggenda. A quanto pare, indossare del rosso sul Long Trail si è rivelato un grande no. Come potrai immaginare, Paula scomparve nel nulla. Quella volta il gruppo di ricerca si allargò fino a comprendere più di 1000 persone. I cieli furono setacciati da aerei e fu offerta anche una generosa ricompensa. Nonostante gli sforzi, ancora una volta non emerse nessun indizio. Le sparizioni insolite hanno sempre catturato la nostra attenzione. La prossima storia ci porta ancora più indietro nel tempo, nell'anno 1900, e inizia con un battello a vapore, l'Archer, che passava davanti alle isole Flannan, in Scozia. A un certo punto del viaggio, il capitano notò qualcosa di strano. Il faro si era oscurato, cosa estremamente insolita. Il capitano non aveva intenzione di tenere per sé quella notizia. La denunciò direttamente alla guardia costiera scozzese. Ma ecco il bello. Una grande tempesta decise di rovinare tutto e rese impossibile a chiunque di indagare su cosa fosse successo al fuoco del faro. Quello che sappiamo è che c'erano 3 uomini incaricati di tenerlo acceso. E bada bene, non erano dei novellini, erano guardiani esperti. Sicuramente doveva essere successo qualcosa che impedì a quegli uomini di compiere il loro dovere. Ben presto gli ufficiali scozzesi raggiunsero finalmente l'isola, 11 giorni dopo lo spegnimento della luce del faro. La prima cosa che notarono fu che c'era un intero banchetto lì in cucina, intatto. Era come se i guardiani fossero spariti nel bel mezzo della cena. I funzionari trovarono anche una sedia rovesciata. Qualcuno si era spaventato. Gli si era scatenata un'improvvisa voglia di ballare. Erano spariti anche alcuni attrezzi e nel guardaroba non c'erano abbastanza giacche. Le autorità decisero di controllare il diario di bordo, dove trovarono con sorpresa informazioni su una tempesta. Scoprirono che quella notte c'era stata una tempesta furiosa vicino alle isole. Tuttavia, non c'erano segnalazioni ufficiali di una tempesta di tale portata nella zona. La versione ufficiale degli eventi, secondo gli esperti, è la seguente. Una tempesta si abbatté sulle isole e i coraggiosi guardiani del faro entrarono in azione. 2 decisero di fortificare le recinzioni, pronti ad affrontare la tempesta. Ma proprio quando pensavano di avere tutto sotto controllo, il livello dell'acqua si alzò e furono travolti dalle onde.
Il terzo guardiano doveva essere accorso in loro aiuto. È probabile che anche lui abbia subito lo stesso triste destino. Non sono solo le persone a scomparire improvvisamente nella natura. Che dire di un tesoro perduto nascosto nelle Superstition Mountains dell'Arizona? Si tratta di una splendida catena montuosa situata nella parte orientale di Phoenix. Credetemi, la reputazione di queste montagne le precede. La storia più famosa, la leggenda della miniera perduta dell'olandese. Nel XIX secolo, un uomo di nome Jacob Walls si imbatté in un'enorme miniera d'oro tra queste montagne che, naturalmente, divenne nota come la miniera perduta dell'olandese. Il vecchio Walls era un tipo astuto. Trovò questo tesoro e decise di tenerne segreta l'ubicazione. Così, negli anni 60, si trasferì in Arizona e lì visse fino alla fine dei suoi giorni. Ma è qui che le cose si fanno interessanti. Nel 1891, una terribile alluvione travolse Phoenix e devastò la fattoria di Walls, oltre a molte altre. Tragicamente, l'uomo si ammalò e morì. Tuttavia, è ciò che accadde il suo ultimo giorno di vita a creare le premesse per il nostro racconto. Si racconta che Walls decise di confessarsi a una signora di nome Julia Thomas, che lo assisteva. Walls le raccontò tutto della miniera d'oro nascosta nelle Superstition Mountains. Le disegnò addirittura una mappa approssimativa descrivendo il percorso per raggiungere il tesoro. Ben presto un giornale locale decise di imbarcarsi in una grande avventura per trovarla. Julia e un gruppo di coraggiosi si unirono alla spedizione, sperando di fare fortuna. Ma ahimè, nonostante i loro sforzi, tornarono a mani vuote. Ecco la parte più divertente. Julia e i suoi amici, un po' disperati e rendendosi conto di non essere riusciti a trovare la miniera d'oro, decisero di vendere copie delle mappe per la misera cifra di 7 dollari l'una. Passarono dall'immaginarsi ricchissimi a vendere mappe come venditori ambulanti. Ehi, a mali estremi, estremi rimedi, no? Ora facciamo un salto in avanti fino all'estate del 1921. Entra in scena Adolf Ruth, un cacciatore di tesori dilettante che sognava di diventare ricco. Risoluto, partì alla conquista delle Superstition Mountains, alla ricerca dell'introvabile miniera perduta dell'olandese. Ma ahimè, le cose presero una brutta piega. Dopo aver vagato per quelle cime impervie, il povero Adolf scomparve misteriosamente nel nulla. La notizia dello strano incidente si diffuse, catturando l'attenzione dell'intera nazione. Tutti volevano sapere di più della miniera perduta dell'olandese. Nel corso degli anni, innumerevoli avventurieri tentarono la fortuna sulle Superstition Mountains. Ormai l'avrai sicuramente capito, però. L'oro rimane nascosto ancora oggi. Sarà mai esistito davvero?